Nasce questa associazione a Crotone, difendi perché? È nata da un'idea di alcune professioniste che si occupano del sociale da tanti anni ed è nata sotto il supporto di Fenimprese, quindi del presidente Luca Mancuso e del direttore Andrea Esposito. È nata perché attraverso le nostre esperienze lavorative, abbiamo rilevato il bisogno di molte famiglie, un bisogno complesso che chiedono delle risorse al territorio che purtroppo non può offrire in questo momento. Quindi abbiamo deciso di mettere a servizio del territorio e della comunità locale le nostre competenze. Siamo una psicologa, psicoterapeuta familiare, io, la presidente Irene Trocino, l'avvocato Stella Salmeri, l'avvocato Anna Ranieri, la sociologa Stefania Ferrani, due assistenti sociali, Priscilla Papandrea e Giovanna Vallone. Allora, in questo momento noi inauguriamo la nostra sede operativa messa a disposizione da Croce Rossa, dal Comitato di Crotone, e avvieremo lo sportello d'ascolto per le famiglie e per minori, che intende appunto andare a rilevare questi bisogni, tentando di rispondere ai bisogni complessi delle famiglie attraverso una rete, entrare in rete con il terzo settore della nostra provincia. Si parla tanto di povertà educativa. Si parla di povertà educativa e si parla appunto di anche lì di necessità dei minori di essere seguiti, supportati e accompagnati, perché le famiglie hanno bisogno anche in questo caso di una rete che li sostenga. Molte famiglie del nostro territorio, della nostra provincia, non riescono a garantire neppure lo studio e il diritto allo studio per i bambini, soprattutto dopo la pandemia. Quindi anche a questo noi intendiamo rispondere. Questa iniziativa e la presentazione di questa associazione voluta da Fenimpresa. Su proposta di professionisti del settore, in quanto non siamo dei tecnici, sì, possiamo dire che abbiamo sposato questa causa col Presidente, sì. Qual è l'obiettivo che vi proponete? È in un territorio molto dilaniato da quelli che sono i problemi del sociale, essere vicino alle famiglie credo che sia un modo molto concreto per aiutare un settore che si può dire che non è produttivo, ma ahimè influisce anche sui settori produttivi che noi difendiamo e tuteliamo. Una società in difficoltà? Lo dicono i numeri, lo siamo, non possiamo nasconderlo, quindi impegnarsi anche nel sociale con l'aiuto e il supporto di quelli che sono dei professionisti, che sono vicini al mondo Fenimpresa, al mondo delle aziende, credo che sia l'essenziale è che si debba fare, è qualcosa che si deve fare per il nostro territorio. E commissario, la Croce Rossa di Crotone sta dando spazio a questa bella iniziativa, un'iniziativa che riguarda il sociale. Allora, certamente noi siamo la Croce Rossa e siamo un'Italia che aiuta e quindi la nostra mission si sta orientando sempre di più verso l'attività sociale. Ed è in questo senso che io ho accolto con grande piacere l'iniziativa di Difendi per il sociale, di Fenimprese, di collaborare per la creazione di questo sportello sociale. Noi metteremo a disposizione i locali e anche del personale che potrà collaborare con i professionisti invece delle altre associazioni.